si fa qui. Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi torno con una nuova collaborazione con Alessandra e Gabriella. Abbiamo pensato, dopo avervi mostrato le nostre morning routine, di mostrarvi anche le nostre routine serali. Quindi qua sotto nell'info box trovate il link ai canali di Alessandra e Gabriella e il link ai loro video. La nostra night routine inizia sempre intorno alle 18 quando Eva fa un bel bagnetto. Lei adora fare il bagno, quindi la lascio dentro anche una ventina di minuti, mezz'ora, così si diverte e gioca un po'. Io e Ale siamo sempre stati molto ligi in questa routine serale con Eva perché riteniamo che sia estremamente utile per lei per rilassarsi, per affrontare la serata in maniera più tranquilla, più serena e più rassicurante e per arrivare rilassata al momento della nanna. Dopo il bagnetto solitamente le mettiamo il pigiama, lei dorme ancora con questi pigiami in similciniglia, cotone caldo, comunque questa è di Chiavi perché la notte insomma si sta bene ancora col pigiama pesante e poi lei dorme scoperta, quindi siamo più tranquilli così. Però in questi periodi di primi caldi le mettiamo prima di dormire un pigiamino più leggero, potrei metterle anche una tuta in realtà, però andiamo direttamente col pigiamino. Questo è carino, dell'anno scorso, di Original Marines. Però oggi facciamo una terza versione perché in realtà oggi è molto caldo, ci sono 24 gradi in casa, quindi le metterò i pantaloni, sì, del pigiamino leggero, ma prendiamo una magliettina a maniche corte, una qualunque, che sta bene per stare in casa. E poi magari per mangiare, se si rinfresca un po', le levo la magliettina a maniche corte e le metto questa e poi prima di andare a letto la cambiamo definitivamente. Quando mettiamo anche il pannolino le mettiamo anche il pigiamino pesante. Una o due volte a settimana laviamo anche i capelli, quindi oltre al normale shampoo dobbiamo applicare poi anche il balsamo perché poverina, le ho tramandato questa dote di capelli ricci che richiedono già adesso a neanche 3 anni una buona quantità di balsamo. Sempre con molta fatica la vestiamo e poi passiamo all'asciugatura dei capelli che richiede diversi minuti. Con i bimbi bisogna scendere a compromessi e noi abbiamo raggiunto il compromesso che durante l'asciugatura dei capelli si possono guardare i cartoni. Poi vado a sistemare la vasca, levo i giochi, li sciacquo e do una pulita. In questo modo la vasca è sempre abbastanza pulita e posso usarla senza problemi tutti i giorni. Quando sono bravissima riesco anche a rimediare 10 minuti per fare la doccia prima di cena. Terminata la doccia, mi cambio mettendomi vestiti comodi o addirittura il pigiama e vado a preparare la cena. Questa sera preparerò la pizza. Sotto al canovaccio che vedete disteso ci sono già le due pizze che stanno lievitando in teglia e io nel frattempo vado a tagliare tutti i condimenti. Mentre io preparo la cena cerchiamo di convincere sempre Eva ad apparecchiare. A volte riusciamo facilmente e altre volte con più difficoltà. Amore, se stai stanco, io non cucino, eh?
Noi ceniamo molto presto, solitamente in inverno tra le 7 e le 7 e un quarto mangiamo. Adesso che le giornate si stanno un pochino allungando, capita che ceniamo anche alle 7 e mezzo, ma cerchiamo di non fare mai più tardi perché in questo modo possiamo rispettare la routine nanna di Eva che intorno alle 9, massimo 9 e mezzo va a dormire. Dopo cena Eva ha tempo per giocare ancora un po' e solitamente in questo momento della giornata lei gioca molto da sola, quindi è sempre molto piacevole vederla che si diverte a modo suo. Noi abbiamo tempo poi per sistemare la cucina o per fare delle piccole faccendine domestiche. E a casa nostra solitamente è Ale che sistema la cucina. Sapete che noi ci teniamo molto alla cucina e quindi al termine di ogni pasto la puliamo a fondo. Inoltre io sono fermamente convinta che in casa i lavori domestici vadano suddivisi equamente fra marito e moglie, chi ha tempo fa, e questa è una cosa di cui si è sempre occupato Ale, che lavora per più tempo rispetto a me durante la giornata, ma la sera è sempre a casa e quindi si occupa lui di pulire a fondo tutta la cucina. Poi tutte le sere sistemo il divano, perché il divano è un po' come il letto, un divano pulito e sistemato mi dà l'idea di una stanza pulita e sistemata, e una volta che il divano è a posto andiamo a sistemare i giochi. Solitamente è una cosa che cerchiamo di far fare solamente a Eva, però a volte quando c'è molta roba in giro cerchiamo di darle una mano, o anche quando lei non vuole mettere a posto, allora facendolo in due è più ben disposta. Se poi si rifiuta anche offrendole aiuto, allora tiriamo fuori sempre la storia del folletto che la notte passa e prende tutti i giochini in disordine, e questo la convince sempre. Poi laviamo i denti, che è una cosa che lei per fortuna fa molto molto volentieri, e poi andiamo sul lettone a guardare le classiche due puntate dei Super Pigiamini. I 20 minuti che Eva guarda i cartoni sono 20 minuti in cui io e Ale abbiamo libertà di fare praticamente qualsiasi cosa, quindi se abbiamo qualcosina da fare o degli argomenti su cui discutere, allora approfittiamo di questi 20 minuti, altrimenti magari terminate le cose che stiamo facendo ci mettiamo un pochino sul lettone con lei. E quando i cartoni stanno per finire, è il momento di prendere un bel biberon di latte e poi di leggere il primo libro della serata. Prima di metterle il pannolino per la notte, le facciamo sempre fare pipì, e anche se comunque per la notte ancora non siamo proprio pronte per levare il pannolino, e qua c'è lei che fa le prove per cercare di fare pipì da sola.
Poi Eva sceglie con chi fare la nanna e questa sera sono stata selezionata io. Quindi mettiamo il pannolino, leggiamo il secondo libro della serata e poi spegniamo la luce e proviamo a farle fare la nanna. A volte in 10 minuti riusciamo, altre volte è necessaria anche una mezz'oretta. Come ultima cosa mi preparo anch'io per andare a letto. Solitamente se riesco a farlo prima lo faccio prima, altrimenti lo faccio in questo momento, quindi mi lavo i denti e poi mi vado a struccare. Prima sciolgo il mascara con un po' di acqua calda, poi uso sempre solo questo struccante bifasico dell'Oreal e come ultima cosa lavo il viso e applico una crema notte. E finalmente crollo a letto. A questo punto vediamo un film, oppure magari io lavoro un po' e Ale guarda la TV o lavora un po' anche lui. Insomma, ci rilassiamo per una mezz'oretta, tre quarti, e a un'ora abbastanza decente, solitamente prima delle 10:30, io spengo la luce e mi metto a fare la nanna. Grazie mille per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e andate subito sul canale di Alessandra e Gabriella per vedere anche le loro night routine. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.